Siamo a Villetta Barrea, nel pieno del Parco Nazionale d'Abruzzo, e stiamo documentando un evento abbastanza particolare. Quello che vedete alle mie spalle è un maschio di cervo nobile che in questo momento sta ruminando. Infatti il cervo nobile è un ruminante, mastica due volte i vegetali di cui si nutre. Le corna ancora sono coperte da una peluria che si chiama velluto e che si staccherà nel periodo degli amori. Questo dovrebbe essere un maschio all'incirca di 4 anni. La stima dell'età andrebbe fatta coi denti. Infatti l'età di un ungulato si valuta in base a quanto sono consumati i molari che utilizza per masticare. Comunque anche le corna danno un'indicazione: più è sviluppato il palco e più l'animale è anziano. Il cervo perde le corna tutti gli anni, che tutti gli anni ricrescono più grandi. Fra l'altro, a seconda dell'ambiente, quindi di quanto si può nutrire il cervo, soprattutto l'inverno che è la stagione più difficile per lui, il palco è più o meno sviluppato. Normalmente gli animali che vivono sulle Alpi hanno palchi meno sviluppati, mentre quelli dell'Appennino hanno un palco più imponente perché si alimentano di più. L'inverno è meno rigido rispetto alle Alpi e loro trovano più cibo. Questo naturalmente è un animale selvatico che normalmente non si avvicina ai centri abitati. Magari oggi disturbato dall'afflusso di turisti e vacanzieri estivi ha sbagliato strada. Sarebbe prudente non avvicinarsi in questo modo, perché si tratta comunque di un animale selvatico. Questo è un maschio molto più anziano dell'altro che avete appena visto. Infatti potete contare le punte, che sono 3, 7. Tra l'altro si tratta veramente di un esemplare notevole. Notate anche la targhetta sull'orecchio, che significa che questo animale è stato registrato. Infatti ci troviamo in un parco nazionale dove comunque la fauna selvatica viene monitorata costantemente. Il monitoraggio della popolazione è particolarmente importante perché questi animali riescono a creare danni notevoli al bosco se la popolazione aumenta troppo, perché si nutrono di germogli, quindi distruggono tutti gli alberelli che stanno crescendo. In particolare il cervo è ghiotto di abete bianco. Una popolazione eccessiva di cervi impedisce completamente la rinnovazione del bosco. Naturalmente la popolazione come viene regolata? Gli individui più deboli muoiono durante l'inverno perché le temperature rigide e la scarsità di cibo li mette in difficoltà, e alcuni vengono catturati dai predatori naturali, che sono il lupo e l'orso. Di questi due soprattutto il lupo, perché l'orso in realtà di rado va a caccia di grosse prede, preferisce nutrirsi di miele, di insetti e di frutta.